Ciao amici, sono Yari Ganzerli e per chi non lo sapete sono un filmmaker e oggi vorrei parlarvi in 3 minuti di tutto ciò che dovete sapere del tempo di scatto. Tempo di scatto è uno dei 3 parametri dell'esposizione, ma è anche il più antico, signori, è il primo che è direttamente legato all'essenza di ciò che possiamo definire la prima fotografia, scrittura di luce. Non a caso il concetto di fotografia è stato coniato con i termini foto e grafia. Ecco, il tempo di scatto è padrone di questi due concetti, la luce e la grafia, che comporta un'azione, un movimento volontario che ha un suo inizio e una sua fine. Se ci immaginassimo il contesto che vorremmo fotografare come un bellissimo quadro che si auto pennella, allora il tempo di scatto sarà l'artista che definirà i tempi della nostra pennellata. Fisicamente il tempo di scatto, detto anche latitudine di posa, va a pilotare una tendina o uno specchio che si trova davanti al sensore oscurandone la luce proveniente dall'obiettivo. Lavorando su questo parametro potremo decidere per quanto tempo, nell'istante in cui noi premiamo il tasto per scattare la foto, la tendina resterà sollevata, quindi per quanto tempo il nostro sensore o la nostra pellicola resterà esposta alla luce. Quindi a conti fatti possiamo dire che la latitudine di posa è direttamente proporzionale alla quantità di luce che arriva al sensore, come il diaframma, a differenza che il tempo di scatto non va a pilotare un foro che si allarga o si stringe, ma una tendina che scopre e copre il sensore. Il concetto di tempo di scatto è legato al concetto anche di movimento, un movimento che può essere del nostro soggetto che fotografiamo o un movimento di camera. La grafia, la scrittura, la pennellata quindi sta nel gestire i tempi di questo movimento. Più il tempo di scatto sarà veloce, più le nostre immagini saranno nitide anche a fronte di movimenti del soggetto che noi andiamo a fotografare o dei micro movimenti causati dal fotografo stesso. Questo perché il tempo che lasceremo al sensore o alla pellicola esposta alla luce sarà così breve che riusciremo a congelare un preciso momento del tempo. Ad esempio, se volessimo fotografare una fontana o un battito di ali di un uccello scattando a 1 millesimo di secondo, non avremo nessun tipo di mosso sul nostro soggetto in movimento, ma chiaramente questo va a discapito della esposizione perché avremo una foto molto buia e questo lo potremmo aggiustare compensando con gli altri parametri dell'esposizione. Se pensiamo invece di fotografare con tempi di scatto lenti su soggetti statici, avremo da guadagnarci diversi stop di luce, mentre su soggetti dinamici andremo a catturare bene o male tutta la loro scia di movimento con punti più intensi rispetto ad altri a seconda della velocità del soggetto in rapporto al tempo di scatto. Giocando con la scia di soggetti in movimento possono venire fuori fotografie stupefacenti. In conclusione ragazzi, più il tempo di scatto sarà veloce, più le nostre immagini saranno nitide ma più buie. Maggior tempo daremo alla latitudine di posa, guadagneremo in luce a discapito del mosso. Spero che questo contenuto possa esservi stato utile ragazzi, ma se ci dovessero essere delle incomprensioni o delle curiosità che vorreste approfondire, non esitate, fatemelo sapere. Oppure potete aderire alla Community Creative Lounge con il suo canale Telegram, vi lascio il link qua sotto in descrizione per ulteriori contenuti. Lasciate un like per questo format breve che vuole essere spiccio e diretto per farvi comprendere alcuni concetti della fotografia affinché possiate diventare fotografi e videomaker più consapevoli del vostro lavoro. E chiaramente non condividete questo contenuto se volete differenziarvi dal gregge.